sito www.laresistenza.it. Siamo qui nel traffico. Prego Katia, inquadrare il traffico. E che traffico dice anche. Dicevamo, cari amici del nostro sito www.laresistenza.it, stasera grande show della Resistenza in quel di Giovinazzo, RGF, che non è Grande Fratello con una R davanti, della quale non vogliamo conoscere il contenuto semantico di cosa sia questo acronimo. Stiamo andando insomma al Giovinazzo Rock Festival a fare un concertazzo, perché a Giovinazzo puoi fare solo un concertazzo. Grande show, massiccio. Prego Gaglio, inquadrare il traffico. Cari amici del nostro sito, credo di stare arrivando a fare il soundcheck di questo concerto con danni irreparabili all'udito, avendo ascoltato musica ad altissimo volume per circa 50-60 km. Ci sentiamo dopo. Ciao! E dopo aver tolto il tappo a questa telecamera, vi raccontiamo e ci auguriamo che andiate tutti piano, come celebra la canzone Comenzala del Sol del mio gruppo preferito. Insomma, per chi sa la canzone, dice che a un certo punto bisogna andare piano. Bene, cari amici, stavamo per Angelo, cosa stava per succedere? Siamo cacati addosso, letteralmente, in quanto per badare a dei coglioni che sorpassano da destra, ci stavamo schiantando con la fila che era ferma sulla sinistra. Sulla sinistra però. E quindi eravamo in procinto di chiamare ulteriormente l'organizzazione del Giovinazzo, ti dico Giovinazzo Rock Festival, per il 2008. Se l'edizione del 2007 a quanto pare la saltiamo. Salve amici, siamo dunque giunti a Giovinazzo. C'è un palco che non lo si vedeva così dai tempi del Main, dai tempi dello Spazio Giovani Festival. Un anno dopo ancora la Resistenza. Cari amici del sito www.laresistenza.it, un regalo fatto alla Resistenza, Giovinazzo Rock Festival Compilation, distribuito in tutta Italia, c'è anche la Resistenza. Procediamo ora a scartare. Comunque proprio perché voglio dire si sono iscritte 253 band, quindi insomma il discorso era abbastanza allargato e si sono iscritti anche dalla Spagna, dalla Gran Bretagna e dall'Austria. La resistenza sono arrivati da Mesagne, nel Brindisino, e nascono nel 2004 e fanno bella musica, direi, bella musica. Ospiterete e lo ascolterete con le vostre orecchie. Ma possiamo parlare un po' dei genere? Sì, del genere. Comunque possiamo dire che le tematiche comunque che affrontano e il genere musicale che fanno un po' li hanno, diciamo, consolidati nel panorama musicale nazionale. Sì, decisamente affrontano dei temi molto attuali e l'Italia è molto attenta a questo periodo. Domani che volessi stare.
bravi, grazie. Ciao ragazzi del sito www.resistenza.it. Abbiamo Deborah che non la mettiamo mai in un, in un video messaggio. È piaciuto tutto, andava tutto bene, tutti gli assoli bene. Ci siamo, ci siamo.